bentornati su Logico Bio. Oggi nuovo video per stare un pochettino insieme perché, come vi dicevo l'altra volta, sono io molto più bisognosa di voi di compagnia. Lo so che direte, Madonna Santa, poteva mettersi un po' più carina, un po' più presentabile. Avete ragione, ma in questo momento è il massimo che posso fare, nel senso che la mia vita ovviamente è stata un po' modificata, diciamo così, da quanto è accaduto e quindi devo un pochettino ottimizzare i tempi, devo fare soltanto le cose che riesco a fare, non posso fare tante cose, quasi tutte a dire il vero. Niente lavoro, niente sport, niente sforzi, niente lavori domestici, fuori dall'ordinario, insomma, cose molto soft. La fisiatra si è raccomandata, così almeno vi metto anche al corrente, delle mie condizioni. La fisiatra si è raccomandata di stare a riposo il più possibile, di non sforzare la schiena. Sono in procinto di incominciare anche un ciclo di terapie che mi sono state appunto prescritte dalla fisiatra per risistemare la schiena. Insomma, io ce la metterò tutta per ritornare agile e scattante come prima. La cosa che mi manca più di tutto è ovviamente la libertà di muovermi, di fare, di sfare, di decidere, insomma, come gestire il mio tempo, il mio spazio. E la seconda cosa materiale che mi manca più di tutto penso che sia Pilates, la mia maestra che si sta guardando questo video. Saluto, ciao Monica. Sa che per me questa rinuncia è veramente una rinuncia, cioè questo per me è un grosso sacrificio. Comunque adesso non pensiamo alle cose brutte, perché per me questa è una cosa brutta. Quindi io sono qua per avere un po' della vostra compagnia, per svagarmi un pochino. Come vi dicevo, sì, dovevo mettermi un po' più carina, però in realtà ho ottimizzato questo tempo a disposizione, che è un po' all'incirca una mezz'oretta. Intanto faccio l'impacco e lo faccio con il mio gel wash di Parentesi Bio, ne avevamo già parlato di sicuro, un prodotto che mi piace, quindi poi mi sistemo, mi do una lavata ai capelli, sempre tutto molto in tempi e in modi molto easy. Allora, che cosa parliamo oggi? Di che cosa parliamo oggi in questo video? Palesemente io non posso uscire se non per necessità strette ed indispensabili, quindi meno che meno i saldi sono iniziati già da un po', già dall'inizio del mese. Io ovviamente i saldi li ho visti col binocolo, quindi non potendo uscire, diciamo che lo shopping è più o meno venuto a me, grazie insomma alla tecnologia e anche grazie a qualcuno che insomma mi sta aiutando, principalmente la mia famiglia in questo periodo. Quindi c'è qualcuno che sbriga, principalmente la mia mamma, sbriga insomma le commissioni per me, insomma mi sta aiutando in tante cose anche in casa, e quindi ci sono delle cose che oggi vi mostro che ho ordinato online. Ci sono delle cose che mi sono state regalate, vi mostro direttamente in questo video la BB Beauty Box del mese di gennaio. Tanto vedo che non è un video che riscuote tantissime visualizzazioni, perché probabilmente è un video che non vi piace particolarmente, ma va bene così, ci mancherebbe. Quindi inizio a farvi vedere le cose oggetto del mio shopping da malata. Allora, vi faccio subito vedere le cose della Lidl, che ovviamente mi sono state prese dalla mia mamma, perché appunto, come vi dicevo, io mi muovo soltanto per il minimo indispensabile. In questo periodo sto facendo un largo uso di tute e di pigiami, anche oggi sono in versione casalinga.
E questa è un'uscita recente di questa settimana. Sono usciti come al solito i pigiami di questo bel cotone. Chi acquista insomma i pigiami l'intimo alla Lidl sa che si parla insomma di prodotti di qualità. E, io avrei voluto il pigiama di Wonder Woman, ma la mia taglia era finita. Sapete che queste taglie vestono comunque comode e abbondanti. Mamma mia, come sono pallida! Casper, sarà il nuovo nome del canale. Non c'era più quello di Wonder Woman, perché io ovviamente sono una Wonder Woman tirata sotto, però pur sempre Wonder Woman. Nella taglia S era rimasto soltanto quello di Topolino, che comunque è molto carino. Quindi mia mamma mi ha preso questo pigiama. Scusate se ve lo mostro così, però l'ho già indossato, essendo in questo periodo una delle mie tenute preferite. Il pantalone è fatto così, con tutte insomma le ditina di Topolino, la manina di Topolino che ci fa il segno della vittoria. Sicuramente anche io uscirò vittoriosa da questa triste avventura. E niente, una taglia S mi va bene. Questa è già stata lavata, asciugata, vanno anche in asciugatrice. Questi pigiami, comodissimo, un bellissimo cotone, non gratta, non da prurito. Come vi dicevo, tiene benissimo anche le asciugate in asciugatrice. Insomma, sono contenta. Poi, ve li mostro perché sono cose che trovate comunque ancora questa settimana alla Lidl. Questa non è solo la settimana dei pigiami sfiziosi, ma è anche la settimana americana. Io mi sono fatta prendere questo preparato per pancake, a cui bisogna aggiungere soltanto il latte. C'è anche l'indicatore qua, non si vedrà mai. Eccolo qua, qui c'è una tacchetta. È sufficiente aggiungere il latte, dare una bella shakerata, lasciare riposare per qualche minuto il preparato, e poi insomma si può dare il via avvio alla preparazione dei pancake. Sulla confezione c'è scritto che quanti pancake escono, l'avevo letto, che si preparano. Qui c'è scritto per 12-14 pancake. Quando li preparerò, ve li mostrerò magari su Instagram. E niente, quindi insomma mi ha portato a casa questo. Questo è un residuo della, credo, scorsa o quella prima ancora, un po' perso la nozione del tempo, della settimana cinese. Quindi è questo volantino del Vitasia. Chi mi conosce sa che sono appunto una grande consumatrice di tisane, soprattutto di tè. Questo l'avevo già comprato in passato, questo tè verde Bancha. So che c'è anche in altre versioni, però questo è quello che io preferisco. E poi anche questa è veramente una novità della Lidl e devo assolutamente ancora provarla, perché a parte che si vede, non ho grandi occasioni per cui insomma sfoggiare il trucco, se non qualche visita. Quindi diciamo che alla prossima visita o quando inizierò le terapie, vedrò insomma di presentarmi un po' infighettata fighettata tra virgolette, per smorzare un po' la situazione. E questa è una nuova uscita alla Lidl. La Siena ha messo nelle sue referenze anche questa BB cream. Io ho chiesto a mia mamma di prendermi la versione light, cioè in due colori, ma avevo visto un video della Simona, che saluto. Il suo canale è Sailor Love Makeup. Perdonami Simona se in questo momento ho avuto un flash sul nome del tuo canale, ma sono un po' rimbambita in questi giorni. Quindi lei aveva addirittura mostrato l'applicazione, anche lei è molto chiara di carnagione, e aveva appunto parlato di questa colorazione light, dicendo che comunque va anche poi un pochino a ossidarsi, a fondersi con l'incarnato, quindi suppongo che possa andare bene anche per me. Mi è
venuto in mente che ho dimenticato di là una cosa, però non importa perché tanto siamo già al 22, quindi prossimamente vedrete anche il video sui miei acquisti naturali del mese di gennaio, sempre fatti quasi esclusivamente, se non esclusivamente online. Quindi vedrete poi di là un altro prodotto che mi è venuto in mente. Comunque penso che questa possa fare al caso mio e della mia colorazione. Poi, che casotto che ho qua davanti a me? Scusate, al mio faccione. Per chi se lo chiedesse, Bignè sta dormendo al sole della porta finestra del balcone, perché oggi ha una bella giornata di sole. A proposito, oggi è il 22 gennaio. Faccio tanti auguri a tutti i novaresi perché oggi è San Gaudenzio ed è la festa patronale della nostra bella città. Allora, voglio farvi vedere delle cose ibride. Allora, innanzitutto mi erano rimaste delle cose di Hello Body. Che io avevo ordinato nel corso del Black Friday e quindi erano rimaste un po' a cavallo. Io avevo già girato il video degli acquisti naturali del mese di novembre, insomma, poi l'ordine mi era arrivato all'incirca una decina di giorni dopo perché avevo pagato con il bonifico bancario, la spedizione è stata più lenta. Poi nel mese di dicembre questo naturale è finito nel dimenticatoio e quindi in poche parole ve lo mostro adesso. Era da un bel po' che facevo il filo ai prodotti di Hello Body. Non seguo insomma le varie influencer che so pubblicizzano a martello questo brand. Sono però stata a mia volta nel tempo martellata e martellata di pubblicità finché alla fine ho ceduto, mi sono un po' andata a leggere l'inci e approfittando addirittura dello sconto del 50%, ho deciso di poi concludere l'ordine e acquistare insomma delle cose che mi piacevano. Vi anticipo che in questi giorni di scazzo, noia e depressione, è venuto fuori un altro 50% e ho ordinato un altro set, ma di questo parleremo in un altro momento. Allora, che cosa com ho comprato da Hello Body? Tutto scontato al 50%, adesso non ricordo che cosa avessi speso, questo era un set. Al di là di quello che vi sto per mostrare, il resto è un set, era una cifra comunque assolutamente ragionevole, tenendo conto dei prezzi che ha solitamente questo brand. Oltre al set che ora vi mostro, a parte ho ordinato a 9,90 euro i famosi dischetti di bambù. Questa è una bella confezione da 10 pezzi. Vabbè, qui ce n'è uno già con il filo tirato. Mannaggia al mondo, lo userò per primo. Questi li ho già lavati, quindi questi sono. Vabbè, non mi piace farvi vedere quello con il filo tirato, ve ne mostro uno integro. I dischetti sono fatti così, sono di questo bambù, di questo cotone molto morbido, vabbè, chiaramente sono marchiati Hello Body. E quindi c'è la confezione da 10 di questi paddini con la loro retina che si può chiaramente utilizzare perché vengano lavati in lavatrice. Adesso mi sono dato un po' allo smaltimento dei miei dischetti di cotone che, come vi ho già detto, continuerò a ricomprare perché comunque uso sempre il dischetto di cotone per il tonico, però per lo struccaggio. Mi sono insomma un po' adeguata al concetto di ecosostenibilità e ho ordinato questi. Ho ordinato poi un set che al momento insomma del Black Friday è stata un po' una nuova uscita per Hello Body. Ha lanciato infatti questa nuova linea cara. Andate proprio a sbirciare sul sito, ci sono le linee tradizionali al cocco, all'aloe e così via. Adesso è entrata a tutti gli effetti nelle referenze di Hello Body questa nuova linea cara che è studiata appunto per pelli sensibili.
E quindi, pur non avendo una pelle particolarmente sensibile, però facile agli arrossamenti nel cambio di stagione, ho deciso di acquistare questi prodotti. Allora, il set Cara comprendeva e comprende, credo sia ancora disponibile, questo Cara Relief, cioè il tonico. Allora, adesso a base di estratti di avocado, amaranto e liquirizia per lenire appunto le irritazioni e no donare sollievo alla pelle. Cara Balm, che è questa crema notte a base di ceramidi dalle proprietà ristrutturanti. Supporta la rigenerazione delle pelli delicate, quindi vabbè, questa descrizione ci dice tutto e ci dice niente, ma ne parleremo meglio. Il Cara Clean, che è il latte detergente, quindi da abbinare ai dischetti, quindi struccanti. Un mix di naturali con estratto di fiori di pesco e altri attivi che adesso non ci dice quali siano, però sono prodotti che poi mi studio e di sicuro ve ne vado a parlare. Ed infine la Cara Care, cioè questa crema giorno, questa nel vasettino tradizionale. Aspettate che vado ad aprirvela. Eccola qua con il suo tappino Hello Body, eccola qua, questa Cara Care, la crema giorno che è a base di anche qua olio di avocado, estratto di amaranto, insomma gli stessi ingredienti che avevamo visto prima. Quindi, come vi dicevo, non mi ricordo bene il prezzo di questo set, che io adesso per comodità ho infilato in una delle bustine delle sacchettine della BB Beauty Box, perché chiaramente sono ancora prodotti che non ho messo in uso perché sto usando dell'altro, però insomma avremo modo presto, di parlarne. Sempre più o meno in quel periodo, ed è sfuggito anche lui ai video, non so per quale motivo, principalmente perché. Allora, il karma ha fatto sì che il cavalletto si suicidasse, quindi vabbè, vediamo insomma di fare un lavoro di taglio se ci riesco, altrimenti cadrete insieme a me in diretta. Stavo dicendo che sempre a cavallo di quel periodo poi non erano assolutamente acquisti naturali, per cui sono sfuggiti ai video questo è sfuggito ai video questo affare che ho fatto su Pinkpanda. Ho anche conservato la carta, guardate che carina. Allora, era da un po' di tempo che cercavo una palette per gli occhi ad un prezzo accessibile, una palette occhi abbastanza low cost anche per cercare di imparare a truccarmi. Adesso in realtà in linea teorica avrei un po' più di tempo per dedicarmici in pratica, anche se sono mezza acciaccata, comunque come tutte le mamme la mia vita da mamma deve continuare regolarmente, quindi alla fine non è che poi abbia tanto tutto questo tempo in più. Detto ciò, prima o poi mi vedrete anche truccata un po' più decentemente. Comunque, su Pinkpanda c'è stata una promo. Tenete d'occhio il sito se siete appassionati di make-up, perché ogni tanto sfornano qualche promo carina su Revolution e Revolution Pro. Insomma, sono qua, si specchia tutto, insomma, fanno parte sempre della grande catena Revolution, e quindi ho ordinato due palette. Allora, l'ordine è partito per questa Revolution Pro New Neutral, che era una palette che mi è stata consigliata da Adriana. Ciao cara, un bacione del canale Fair Lady Makeup. Se non siete iscritte, vi invito a iscrivervi perché questa ragazza è una di noi e nel frattempo è bravissima. Quindi prima o poi con l'aiuto di Adriana imparerò anche a truccarmi decentemente.
E quindi avevo scelto con il suo aiuto questa New Neutral, che è fatta così. Io ero attirata un po' da questi colori. È fatta così. Mi dispiace per la specchiatura, ma meglio non riesco a fare. Quindi la gamma di colori è questa, e sicuramente è il dupe di una qualche palette di Huda, o qualcosa del genere, di cui adesso mi sfugge il nome. E poi rendetevi conto che con nemmeno 15 euro e con 2,99 euro o 3,99 euro di spese di spedizione, cioè mi sono portata a casa due palette di cui ho letto ottime recensioni e che sono dupe di palette famose. E poi questa Forever Flawless Allure. Eccola qua, si chiama così, e anche di questa vi faccio vedere la gamma dei colori, che è questa qua. Sono sicura che anche questa sia il dupe di una qualche famosa palette. Quindi sono queste qua. Come vedete, le palette sono del tutto intonse perché, come vi dicevo, non ho avuto modo di truccarmi, meno che meno di esercitarmi. Insomma, sicuramente le occasioni non mancheranno. Due parole su Pink Panda, che è un sito che non conoscevo, se non soltanto per la pubblicità che gira a martello, anche quella su Instagram. Il sito l'ho trovato molto affidabile, la spedizione è stata veloce, il pacchetto è arrivato perfettamente imballato, quindi con le palette perfettamente intonse, ben avvolte nel pluriball, cosa che non è scontata perché sappiamo tutti, sto litigando, quindi lasciamo perdere, che siti come Sephora hanno una metodologia di spedizione a dir poco penosa. Quindi, insomma, se siete appassionati di make-up, fateci un giro, trovate cose sicuramente low cost e niente, quindi fatemi sapere se avete già acquistato da lì, altrimenti, insomma, avete la mia garanzia. A BB Beauty Box, eccola qui la BB Beauty Box. Si vede che non sono più tanto abituata a parlare. Del mese di gennaio, niente scuse, recita, sempre carine le sacchettine di tela che io appunto ho deciso di riciclare per i prodotti che andrò a mettere in uso, per i campioncini, per i video, insomma, per mettere da parte i prodotti per registrare i video, cose così. Allora, quella del mese di gennaio contiene soltanto tre referenze che però io trovo veramente veramente succose, quindi poche ma buone. Qui ho il Deplian a cui mi appello affinché venga il mio aiuto, perché voglio andare a recuperare il valore di questi prodotti, visto che sono tre. Ragazze, la qualità dei miei video è penosamente scesa. Vabbè, prendetemi così come sono. Ritornerò ai miei antichi splendori. Allora, che cosa ho trovato in questa box? Allora, un prodotto di Naturalis, quindi una scatolina anonima di cartone. Sono dei saponi aromaterapici. Infatti, quando ho aperto il pacchetto, voi non lo potete sentire, ma sprigiona veramente un profumo che ha un qualcosa di ayurvedico. Quindi sono queste saponettine, sono saponi aromaterapici. Adesso vi dico perché cosa, se sono saponette a tutti gli effetti. Sono sì, sono dei saponi da utilizzare sotto la doccia con proprietà aromaterapiche. Assolutamente sì, ed il valore, sono veloce, ragazze, perché comunque non ho tanto tempo e appunto, come vi dicevo, è soltanto un video per stare un po' insieme. Poi, se volete qualche informazione in più, sapete che nei commenti io rispondo sempre volentieri. E piano piano recupererò anche i commenti dei vecchi video, insomma, abbiate pazienza, ma faccio quello che posso.
Quindi se poi volete qualche info in più, me lo chiedete, io poi vi rispondo nei commenti. Poi c'è questo prodotto di il valore di queste saponette è di 31 euro. Poi c'è un prodotto di Skin Co. Un esfoliante viso al tartufo, una confezione da 150 ml del valore di 29 euro. Il valore totale di questa box dichiarato è di 90 euro. Quindi un gommage micro esfoliante con estratto di tartufo. Io spero che mi piaccia perché il tartufo non è esattamente un alimento nelle mie corde, anzi non mi piace proprio per niente. Quindi vediamo se questa referenza di questo famosissimo marchio americano sarà poi nelle mie corde. Floriana della pagina Instagram Coccole Beauty mi ha già spoilerato che la profumazione è molto delicata, quindi ci conto, insomma, spero mi possa piacere. Ed infine sono rimasta contenta perché anche qui ho trovato un prodotto di Hello Body, questa crema contorno occhi da 15 ml del valore di 30 euro, il classico tubettino contorno occhi fatto così. Mi troverò probabilmente, anzi sicuramente, un prodotto doppio perché vi anticipo che nel set che mi sono regalata in questo momento di shopping sfrenato depressivo contiene anche la crema contorno occhi, quindi spero mi piaccia, almeno insomma ne avrò due tubetti. Questa è della famosissima linea Coco, quindi a base principalmente di olio di cocco, però contiene un sacco di altri attivini, insomma, ne andremo presto a parlare. Ed infine vi mostro due cosine che non ho comprato, ma sono due regali super graditi che mi sono arrivati giusto appunto ieri e oggi. Mi hanno molto emozionato. Se già prima ero di lacrima facile, questa cosa che mi è capitata ha acuito ulteriormente la mia sensibilità. E quindi il regalo che uno dei regalini che ho ricevuto ieri dalla mia amica Maggie, grazie tesoro, adesso cerco di rendere onore a questo portachiavi troppo bello e a mostrarvelo bene. Allora, sull'etichetta, sull'osso c'è scritto Dog Mom e poi qui c'è una zampetta, una pietrina rossa e chiaramente la mia iniziale, la lettera R. E ho pianto quando l'ho visto perché un regalo super azzeccato. Anche Maggie, che ha un cane, sa della mia passione sfrenata per i cani, ovviamente per il mio bignè. E proprio oggi ho ricevuto un altro regalo da un'altra amica che sapeva che desiderassi disperatamente una sciarpa di questo tipo. Questo mi è arrivato oggi da Zalando, mandato dalla mia amica Sara. Un bacio anche a te. E niente, una bellissima sciarpona di lana. Di questo bel colore bordeaux, mi sembra sì che la luce della videocamera renda abbastanza bene il colore. Come vedete, è una sciarpona grossa, grossa, di quelle tutte avvolgenti, insomma, che si avvolge nel giubbotto, nel cappotto. Io in questo momento non ho cappotti, non sono un'utilizzatrice di cappotti, però ho già fatto una testa così a mia mamma dicendo che assolutamente voglio un cappotto, o meglio cappottino color cammello. Quindi scatenatevi anche voi, visto che io non posso uscire. Se avete voglia di segnalarmi qualche sito dove posso trovare un cappottino color cammello, non super elegante, insomma, una cosa carina che però io posso utilizzare tutti i giorni. Adesso sono entrata in fissa, non chiedetemi come mai, con questo cappotto color cammello
Quindi insomma, anche se non posso andare in giro, mi piacerebbe riuscire a, anche se insomma, forse per la misura è un po' complicato, comunque voi siete sicuramente più esperti di me, nello shopping d'abbigliamento, quindi insomma, scatenatevi qua sotto nei commenti. Quindi mando un abbraccio speciale e un bacione a Sara e a Maggie, che anche a distanza in questi giorni mi sono molto, molto, molto vicino. Non me ne vogliano tutte le altre, siete in tante che tutti i giorni mi mandate un messaggio, mi scrivete, mi mandate anche solo un cuoricino, mi mandate una direct, siete in tante. Voglio bene a tutte, in questo momento non vi posso ricordare una a una, però voi sapete e veramente. Mi fa tanto tanto bene ricevere il vostro affetto. Bene, questo era lo shopping che è venuto a me in questo periodo. Io non sono potuta andare allo shopping e lui è venuto a me. Io ovviamente vi ringrazio per la compagnia. Vi mando un mega bacio e noi ci vediamo molto presto, spero, al prossimo video. Buona giornata a tutti e ancora buon San Gaudenzio. Ciao ciao!